Grazie Presidente. Velocemente è un ordine del giorno molto semplice, va volto diciamo, a formulare un indirizzo per la Giunta e per la Sindaca, nel, ovviamente ferma l'immediata e concreta diciamo anche urgente, insomma, attuazione di tutti quelli che sono i punti previsti dalla proposta di delibera che è oggi all'esame dell'Assemblea Capitolina, procedere anche all'aggiornamento dove serve, insomma anche a tutti quegli atti di programmazione dell'ente, quindi documento unico di programmazione, PEG, anche perché si tratta oramai, come è stato già detto durante gli interventi, di un'attività che stiamo portando avanti oramai che ha un, potrei dire insomma anche sistematica, nel senso comunque non era mai stata fatta nel corso, con queste insomma modalità nel corso degli ultimi anni, quindi sicuramente stiamo dando una, innovando quello che è un settore anche dal punto di vista amministrativo, organizzativo, anche quello che possono essere gli impatti comunque dell'ente dal punto di vista di obiettivi, dal punto di vista anche economico e finanziario, quindi anche per questa ragione abbiamo ritenuto diciamo, opportuno formulare un indirizzo alla Giunta per tenere conto ovviamente che questo, essendo anche un obiettivo, sia contenuto all'interno insomma, delle linee programmatiche, quindi una maggiore vigilanza su tutto quello del tema dei piani di zona, ma anche fare in modo che qualora dovessero emergere insomma, ulteriori provvedimenti di questa natura si possa mano a mano iniziare diciamo, a dare una più rilevante concretezza e organizzazione e struttura a quello che è un obiettivo strategico insomma, dell'amministrazione. Grazie.